ci siamo passati tutti, banale, a volte molto fastidioso, addirittura doloroso, mal di testa, ma insomma passa o si prende un analgesico e via. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 50% della popolazione mondiale prima o poi ha sofferto di una qualche forma di mal di testa, ma esistono dei mal di testa che sono così duraturi, così intensi e così a prova di analgesici che costituiscono una vera e propria malattia invalidante, cioè non consentono di avere una, di condurre un'esistenza normale. E le storie che ci racconta Laurenzo Ticca testimoniano che a volte a questi malati è tolta persino la dignità di essere riconosciuti come tali. Hai la testa che pulsa, la luce ti dà fastidio, i rumori ti danno fastidio, fai fatica a concentrarti. Ce l'ho da quando avevo 10 anni, sono 45 anni che soffro di migrania. È un dolore che non, che appunto non è tollerabile. Mio figlio aveva nausea se provava a leggere, non puoi ascoltare musica, non hai più amici. Un dolore lancinante, continuo, insopportabile. Ti aggredisce all'improvviso e non sai come liberartene. Una patologia che rischia di essere sottovalutata, non riconosciuta socialmente. Una patologia che ti precipita nell'ansia e nella depressione. Parliamo di quello che comunemente viene definito mal di testa. Non, naturalmente, dell'attacco banale che arriva di tanto in tanto, ma di quel dolore che si cronicizza, che ti accompagna talvolta per anni, espropriandoti della vita. I mal di testa o cefalee rientrano in due grandi categorie. Le cefalee primarie rappresentano il 95% dei casi e le cefalee secondarie. Secondarie perché derivano da un'altra patologia, una sinusite, un glaucoma, una crisi di ipertensione arteriosa, una meningite, una qualsiasi affezione, insomma, che porta con sé anche la cefalea. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta invece di cefalee primarie. Le cefalee primarie, i tre grandi capitoli, riguardano l'emicrania, la cefalea grappola e le cefalee tensive. L'emicrania è una malattia e anche la cefalea grappola è una malattia. Sono malattie benigne per le quali non si muore, ma impattano sulla vita del malato in maniera notevolissima, cioè provocano, non c'è mortalità, ma c'è una gravissima disabilità. Mio figlio adesso ha 21 anni. Anche Valeria ha avuto a che fare con questa patologia. L'emicrania cronica ha colpito il figlio quando aveva 12 anni e per 7 l'ha costretto a letto. Ora sta meglio, ma ricordare quel periodo è un incubo. Provasse qualcuno a vivere con un dolore cronico giornaliero che non ti lascia, non ti dà tregua, non puoi fare nulla, non puoi studiare, non puoi camminare. Cioè non riesci a leggere, non hai una vita sociale, cioè, e non hai una vita perché mio figlio è arrivato anche al punto di dire delle cose estreme, insomma. Cioè ha pensato di farla finita? E anche. Maria Cristina, 22 anni, vittima della cefalea, ha dovuto lasciare l'università per un certo periodo di tempo e isolarsi in casa. Ho iniziato a soffrire a 18 anni e si è manifestata una volta al mese, via via crescendo. A febbraio del 2013 era un attacco al mese, invece a settembre del 2013 erano già 10 attacchi al mese. 10 attacchi al mese significava che 3 giorni almeno di emicrania per ogni attacco me li facevo. 3 giorni a letto, al buio, senza Quindi in pratica rumori. Stavi un intero mese a letto talvolta? Quasi un mese, sì. I primi miglioramenti nel 2015, un medico, l'ennesimo, cambia la profilassi e individua la strada giusta. Eh sì, perché definire che cosa determina un'emicrania o una cefalea a grappolo non è poi così semplice. Al Besta di Milano, considerato un'eccellenza a livello internazionale per questo tipo di patologie, incontriamo Francesco Nardella, dirigente RAI, convive con la cefalea a grappolo da 40 anni, grande tenacia, carriera di successo, con quell'ospite indesiderato, sempre accanto. Il grappolo è un periodo di crisi che tu hai durante l'anno, io non ce l'ho sempre tutto l'anno, ma in alcuni mesi,
e tu puoi avere molte crisi al giorno, quindi devi avere delle strategie, la maggior parte delle quali di notte. Mi è localizzato all'interno dell'occhio e questa zona qui, questa zona della testa qui. Quindi inizia a avere secrezioni, eccetera, eccetera, ma non è quello, è un dolore che non, che appunto non è tollerabile. Ora è tollerabile perché ci sono degli antidolorifici che te lo fanno passare in un tempo abbastanza breve. La cefalea a grappolo viene considerata in assoluto il dolore peggiore che esista, che un essere umano possa provare. Il dottor Massimo Leone lavora da oltre 30 anni su queste patologie. Fu tra i primi a ipotizzare che gli attacchi potessero avere a che fare con il funzionamento dell'ipotalamo. 1998, a Londra, grazie agli studi di neuroimmagini, è stata documentata in maniera diretta il coinvolgimento dell'ipotalamo durante gli attacchi di cefalea a grappolo, confermando questa ipotesi che nasceva sulla base delle osservazioni cliniche, cioè ascoltando con attenzione il malato e raccogliendo tutte queste informazioni. Io quando mi hanno diagnosticato per la prima volta 32 anni fa, mi ricordo che a Firenze c'erano persone che nel passato gli avevano levato tutti i denti perché non sapevano quale fosse la ragione di quello. Perché sono persone che sono state molto sfortunate da questo punto di vista. Noi abbiamo degli ottimi strumenti terapeutici, oggi molto più di ieri, però da lì a dire abbiamo la cura che tolga definitivamente la cefalea, questo non è vero. Quindi abbiamo però delle ottime terapie in grado anche di far sparire il dolore per lunghissimi periodi, cioè restituire al malato una qualità di vita molto spesso normale e in molti casi più che accettabile. L'idea del mal di testa in generale è un'idea molto dequalificante. Beh, il mal di testa, prendi una compressa e vai avanti. In realtà non è così. Noi ci siamo resi conto nel corso degli anni che ci sono delle forme davvero invalidanti che meriterebbero un riconoscimento, soprattutto sul posto di lavoro, specifico, adeguato, perché il paziente ha una sofferenza importante. Ed è importante che gli altri riconoscano che tu non stai facendo, mi passi il termine, un capriccio, ma effettivamente stai male. Questo ti aiuta a vincere questo senso di solitudine che io ho riscontrato in altri pazienti con la cefalea. E soprattutto ti aiuta a evitare di cadere in ansie e depressioni. Emicrania non è solo dolore, l'attacco emicranico è contraddistinto da tutta una serie di sintomi importanti che debilitano il paziente, la nausea, il vomito, la difficoltà nel muoversi, il dover stare a letto protetto con la luce spenta, cioè sono tutti fenomeni che si accompagnano, quindi molto spesso il paziente si sente solo, emarginato, non capito. Solitudine, emarginazione, incredulità, stati d'animo vissuti accanto alle pillole che dovrebbero in qualche modo sedare la sofferenza. L'abuso di farmaci è l'altro grande problema che accompagna il malato. Quel dolore ossessivo che non ti abbandona o semplicemente la paura che ti possa aggredire ti porta a correre in farmacia, ad aggrapparti ad un analgesico, qualunque esso sia, meglio se forte naturalmente. Le difficoltà più grandi nella mia situazione lavorativa le ho trovate quando, dopo aver perso il lavoro, sono diventata una lavoratrice interinale. Trovavo lavori su turni, su notte e i farmaci lì si sprecavano, assolutamente. Questo molto spesso comporta a sua volta un peggioramento della situazione, un incistamento della cronicità e quindi i pazienti hanno elevati gradi di disabilità, soprattutto sociale, nel senso che cercano di far fronte alla loro vita lavorativa quotidiana usando analgesici, ma che spesso devono rinunciare a tutte le loro attività familiari, sociali e anche alla loro vita affettiva perché sono molto condizionati dal dolore di cui soffrono. L'emicrania cronica può essere curata. Teniamo conto che molto spesso il fenomeno dolore è la punta di un iceberg perché ci sono varie componenti che si associano. Peraltro, la terapia
per una forma di tipo cronico non si ferma la terapia farmacologica. È necessario con il paziente rivalutare il suo stile di vita, le sue abitudini alimentari, i suoi ritmi lavorativi, il fatto che faccia o meno attività fisica, il suo ritmo sonno-veglia, che molto spesso è assolutamente non adeguato. All'inizio diventa quasi un'ansia come della serie "Oddio, non mi passerà mai". Poi pian piano impari che ci sono delle giornate in cui ti passa di più, delle giornate in cui ti passa di meno. E impari a starci. Devi imparare a starci, sennò la tua vita perde di qualità in maniera significativa. Siamo riusciti a introdurre una metodica nuova, per la prima volta qui al Besta, di stimolazione cerebrale profonda. Cioè, il razionale, abbiamo scoperto qual è la zona del cervello che si attiva durante le crisi e che quindi verosimilmente ha un ruolo nel provocare le crisi. Allora, se noi riusciamo a disattivare questa zona, beh, potremmo anche riuscire a disattivare la crisi. Questo è il cervello e queste sono le terminazioni nervose che si trovano sulla superficie del cervello. Lo stimolo arriva dal cervello, passa attraverso le terminazioni nervose, in particolare del trigemino, che provocano il rilascio di alcune sostanze che attorno alle arteriole delle meningi generano uno stato di vasodilatazione. Con la vasodilatazione delle sostanze chimiche che normalmente non sono nei tessuti invece entrano nei tessuti provocando il dolore. Quindi in buona sostanza la terapia che noi stiamo attualmente sperimentando è proprio basata sull'impiego di questi anticorpi monoclonali. Che cosa fanno? Che vanno a bloccare in particolare questa sostanza, la abbracciano e in questo modo qui la neutralizzano. Lo abbiamo già detto, chi soffre di forme croniche va incontro all'isolamento sociale, almeno fino a quando non trova la cura più adatta, perché di cura si tratta, non certo di guarigione. Un percorso lungo, sofferto, spesso caratterizzato dal successo, non sempre, da una sufficiente sensibilità istituzionale. Se io soffro di diabete, io ho diritto ad avere le medicine, ho diritto anche a fare degli esami con il Sistema Sanitario Nazionale. Loro non hanno nessun diritto e questo non mi sembra giusto. Però io ricordo che quando andavo a farmi prescrivere i farmaci del mio medico, una volta mi disse che ero un costo per il Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamoci che molto spesso le donne emicraniche sono emarginate sul posto di lavoro, vengono affidati a loro compiti meno importanti oppure tendono a essere isolate proprio perché gli apicali considerano il mal di testa una patologia, insomma, non così importante. Quindi cerchiamo di lavorare in maniera che questo aspetto venga riconosciuto e proprio in Lombardia esiste una possibilità di riconoscimento di una invalidità che non garantisce medicine gratis o eventi pensionistici, ma semplicemente un riconoscimento, una dignità di patologia sul posto di lavoro. Per questa sera era tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento con Terra lunedì prossimo.